Tutto è pronto per il calcio di avvio. Lo batterà l'Australia. Inizia adesso il confronto. Sapremo al termine della gara, auguriamoci dopo i 90 minuti regolamentari, chi andrà ai quarti di finale. Del Piero punta all'avversario, si porta verso il fondo, effetto il cross, c'è Toni, colpo di testa, palla di pochissimo al lato e prima occasione per gli azzurri. Buono il cross di Del Piero, ottimo il colpo di testa di Toni che è indirizzato sul primo palo, quello alla sinistra di Schwarzer, mettendo di pochissimo al lato. Pirlo attaccato, la palla però viene controllata adesso da Gattuso che porta su il pallone e fa salire la squadra. Del Piero, Gattuso, siamo ai 40 metri centrali, un lancio ancora in area di rigore, c'è Toni, di testa arriva Girardino, di petto il controllo, il tiro, la deviazione oltre la traversa di Schwarzer sulla conclusione dell'azzurro. Bella manovra in verticale e testa da parte di Toni che ha smarcato al tiro Gilardino. Viduca, area di rigore, Viduca cerca il fondo, cerca lo spazio, ritorna su di lui Zambrotta, grande giocata difensiva dell'italiano, e poi Perrotta servito. Vedremo se partirà il contropiede azzurro. Seguiamo Pirlo che entra nel cerchio di centrocampo, Pirlo che nell'uno contro uno si accentra evitando il recupero di Caile e lancia poi Toni, area di rigore, Toni si gira, il sinistro, il tiro con i piedi, Schwarzer respinge, la palla è ancora in aria, Gilardino di testa sul fondo, bella l'esecuzione di Toni, fortunoso l'intervento di Schwarzer che questa volta con i piedi ha respinto il tiro dell'azzurro. Toni, davvero bravo Toni, veloce nel movimento e nel girarsi, nel portarsi la palla sul sinistro, l'aveva ricevuta a spalle alla porta, ha cercato di incrociare, Schwarzer si è salvato con molta fortuna. Bresciano è pronto a battere, si forma un grappolo di uomini al limite dell'area di rigore azzurra, tutti i giocatori di Lippi ripiegano e sono tutti all'interno dell'area di rigore. Si allontana il direttore di gara e sta per partire il cross dal vertice alto dell'area di rigore, spiovente in effetti, toccato da Neil, la palla rimane in area di rigore, il tiro e in due tempi Buffon lo blocca da parte di Chipperfield. È un tiro con il destro sporco per nostra fortuna perché l'angolo di tiro era giusto qualche metro prima del limite dell'area di porta, posizione ideale per battere, non è stato sufficiente bravo nel concludere con il destro e c'è il contropiede, Viduca servito da Bresciano, ma c'è l'inesorabile Cannavaro che non ha sbagliato un intervento da quando è iniziato il mondiale, che ferma l'avversario e lancia Del Piero, siamo ai 30 metri in area di rigore, c'è Toni con il petto, prova a girarsi, il tiro, palla ribattuta, esce dall'area di rigore, non può fare niente grosso che deve assistere soltanto al rinvio da parte di Moore e la palla finisce lontana ma fuori dal campo. Toni è stato un po' macchinoso in questa occasione, c'è ancora un cross e c'è ancora Toni in area di rigore, la palla è fuori, prova Perrotta, palla respinta dal centro dell'area di rigore, Zambrotta sale al limite, se la allunga troppo, riceve comunque da Gilardino che l'aveva toccata proprio nell'area di rigore, ancora Zambrotta fuori area, Gattuso, Pirlo ai 30 metri, pallonetto, Perrotta di testa in mezzo, sbaglia Toni nell'area di porta, aveva l'occasione giusta per deviare sotto la traversa a 2 metri non di più da Schwarzer, ma purtroppo Toni mette alto 0-0 al 34esimo. Peccato, non riesce a sbloccarsi Luca Toni, peccato. Palla per Neil, il suo lancio per Cahill, in area di rigore c'è sempre Cannavaro, davvero splendido il mondiale di Cannavaro fino a questo momento, davvero impeccabile. Cross in area di rigore, attenzione a Cahill che sfiora soltanto di testa sul cross di Wilkshire e poi gli italiani che allontanano, ma brivido perché la palla era proprio nella direzione della traiettoria giusta per il suo colpo di testa. Attacco italiano, Iaquinta ha di fronte un avversario, il suo cross, area di rigore, arriva Perrotta, conclusione poi da parte di Toni e la palla si alza oltre la traversa di pochissimo. E ancora una volta sfortunato il giocatore italiano, prima ci ha provato Perrotta, la palla è stata toccata, c'è stato un rimpallo che ha favorito uno stop con la pancia da parte di Toni che ha battuto prontamente, ma il suo destro si è alzato, non ha centrato lo specchio della porta, è riuscito sul fondo, peccato, davvero una grande occasione ancora per gli azzurri. Mi pare che gli azzurri però anche da queste battute iniziali della ripresa adesso non siano troppo sorpresi dal modulo australiano, ne abbiano in qualche misura preso le misure. No, ma infatti è un modulo bello a vedersi ma assolutamente inefficace fino a questo momento, è abbastanza improduttivo, ha prodotto in pratica una sola palla Bresciano che prova a penetrare, viene fermato al limite dell'area di rigore, c'è il fallo, attenzione c'è anche il giallo all'indirizzo di Materazzi, il rosso, addirittura il rosso, rosso per Materazzi che ha fermato Bresciano che l'aveva scavalcato, un'entrata in scivolata da parte di Materazzi sull'uomo, non sulla palla. Per l'arbitro nessuna esitazione, rosso. Sinceramente abbiamo qualche perplessità, Materazzi ha mandato un po' platealmente a quel paese l'arbitro non appena ha visto il rosso, pensavamo ad un giallo non ad un rosso diretto, ci pare una decisione molto severa, oltre ovviamente
una decisione che penalizza fortemente gli azzurri. Peccato, perché Materazzi, da quando è entrato contro la Repubblica Ceca, non aveva sbagliato un solo intervento. Infatti. Impeccabile, il migliore degli azzurri fino a questo momento. Italia in 10, peccato. Bresciano allunga rincorsa, palla a circa 28-25 metri. Bresciano, il tiro, la palla al lato. C'è il lancio per Iaquinta che tira dal lato corto dell'area di rigore in corsa. Avrebbe potuto forse fare qualcosa di meglio. Bresciano riporta in avanti i suoi. È un buon momento per l'Australia. Attenzione, il tiro, la respinta da parte di Buffon. Un tiro pericolosissimo all'interno dell'area di rigore che poteva costare carissimo alla squadra italiana, con Buffon che ha respinto più distinto esattamente al Chipperfield, è l'uomo che aveva concluso anche nel primo tempo e sempre da ottima posizione. Si è visto respingere anche in questa seconda occasione da Buffon il suo tiro abbastanza potente ma centrale. Questa volta però il pericolo era maggiore. Parte un lancio in verticale, c'è Cannavaro come sempre in anticipo su Viduca, che è molto più alto di lui, anche molto robusto fisicamente. Cannavaro davvero esemplare, adesso ha maggiori responsabilità per l'uscita dal campo di Materazzi. Ha comunque un compagno valido come Barzagli al suo fianco, ma evidentemente il leader di questa difesa è lui, lo è sempre. Gattuso, il contropiede italiano, attenzione, vertice dell'area di rigore, ancora Gattuso in area, il cross, c'è Del Piero, ma è troppo alto, è troppo lontano il pallone per Del Piero. Era ottima l'azione offensiva azzurra, era partito molto bene Gattuso, aveva visto anche il compagno di squadra, l'idea era quella giusta. Del Piero era libero da marcatore all'interno dell'area di rigore, ma il cross di Gattuso è risultato troppo alto e troppo lungo per Del Piero. In mezzo c'era Toni, giustamente scavalcato dal compagno perché era marcato. Contropiede intanto dell'Australia, discesa da parte di Sterioski, c'è ancora Cannavaro, implacabile, cerca anche di evitare il calcio d'angolo, non ce la fa. Cannavaro prende tutti quelli che arrivano da quelle parti, davvero inesorabile, davvero splendido il difensore italiano e della nazionale e ovviamente della Juventus. Calcio di punizione in favore della formazione italiana. Pirlo è pronto a battere, siamo ai 30 metri, abbastanza centrale, punto di battuta. Ci sono molti azzurri in mezzo alle maglie gialle australiane. È pronto anche Schwarzer, parte Pirlo, cerca il tiro in porta e c'era l'idea. È costretto Schwarzer con la punta delle dita a mettere oltre la traversa, uno spiovente morbido a cercare appunto la traversa, con palla che è stata deviata oltre il legno per l'intervento di Schwarzer. Entra Totti, Totti che è stato risparmiato fino a questo momento. Adesso Lippi sta parlando con lui, gli sta dando le ultime indicazioni. Potrebbe essere l'uomo che potrebbe decidere, auguriamoci non ai rigori, questa partita. Entra dunque Francesco Totti, è importante questo momento. Esce Del Piero, una sorta di staffetta ideale tra i due giocatori, stretta di mano tra Del Piero e Totti, abbraccio addirittura tra i due. Totti dunque di nuovo in campo, ha rinunciato al giocatore romanista Lippi dall'inizio, adesso si affida a lui, alle sue giocate, soprattutto al fatto che è fresco, che ha 15 minuti da quella fine per poter cercare il colpo che naturalmente è nelle sue corde, che per il momento in questo mondiale non è riuscito ad esprimere. Auguriamoci che Totti possa aiutare l'Italia a risolvere una situazione molto complicata. Eccolo Totti in azione al limite dell'area di rigore, al limite per Perrotta, dalla lunetta parte il tiro con il destro, ma si infrange sul corpo di un avversario, era libero da marcatura ma è stato subito chiuso. Perrotta lo aveva visto bene Totti, batte Bresciano, la palla in mezzo, colpo di testa di Kyle e palla che si alza oltre la traversa di Buffon. Si rammarica, ne ha ragione, perché il cross era buono, meno è stato però buono il colpo di testa del giocatore australiano. Gentili deve lasciarci purtroppo per conquistare lo spogliatoio per le interviste, questo come il regolamento FIFA vuole, questo perché significa se però, si va ai supplementari ti lascio solo, infatti questo non posso significa fare che altrimenti. Speriamo, e tu speri ovviamente insieme a tutti noi, che la partita si chiuda al 90esimo a nostro favore. Speriamo, perché vedo un Totti molto ispirato e speriamo in qualcosa, una partita di grande pathos e vale la pena viverla fino in fondo. Incrociamo le dita. Bresciano, vertice dell'area di rigore, punta l'avversario, è grosso, palla sul sinistro, il tiro, la palla che si alza, per fortuna il tiro era indirizzato bene, dobbiamo dire, però si è alzato oltre la traversa con Buffon, che ha visto subito che non c'era bisogno di preoccuparsi troppo. Pirlo pressato dai giocatori australiani, mette in mezzo per Perrotta che prolunga in avanti per Totti, il tacco da parte di Totti, un'apertura, è Gattuso che chiama in azione Pirlo, la discesa dell'affaticatissimo Pirlo che raggiunge comunque la palla, si porta all'altezza del vertice dell'area di rigore. Totti indietro per Gattuso che è rimasto davanti, Gattuso in area per Iaquinta, di testa indietro Perrotta, alla palla sul destro, entra in area di rigore, prova a centrare, pallone ribattuto, ancora Perrotta dal fondo, in mezzo al limite dell'area di rigore, Gattuso
Totti, ancora un tacco, Pirlo non riesce a concludere, è stato anticipato proprio all'ultimo istante, prolungata manovra, attendevamo il tiro, quello ovviamente che avrebbe potuto farci esultare insieme a tutti i tifosi italiani, non è arrivato. E intanto superato anche il secondo minuto di recupero, ancora pochi secondi, 50 per l'esattezza, e poi l'arbitro chiuderà la gara per quanto riguarda i tempi regolamentari e ovviamente dopo un breve riposo si giocheranno i supplementari. Vediamo intanto ancora all'opera Totti nel cerchio di centrocampo. Totti, ricordiamo, ancora non utilizzato dal commissario tecnico azzurro Lippi in avvio, ma soltanto a 15 minuti dal termine del secondo tempo. Grosso, buono lo spunto, Grosso verso il fondo, Grosso attaccato, c'è calcio di rigore, è finito a terra Grosso e l'arbitro indica il dischetto degli 11 metri, è l'occasione che gli azzurri potranno sfruttare e incrociamo le dita per accedere ai quarti di finale. E c'era tutto l'intervento falloso, i danni di Grosso, l'arbitro ha visto bene la protesta australiana, giustificata sul piano ovviamente psicologico, non è giustificata sul piano tecnico. L'intervento su Grosso, c'è stato tutto, è stato un intervento di Nil che ha fallito l'entrata sul pallone, poi con il corpo ha ostacolato l'avversario, l'arbitro ha concesso il calcio di rigore, non poteva certo, dobbiamo anche dirlo questo, non dobbiamo esagerare, certo non poteva smaterializzarsi in quell'occasione Nil, ma il fallo su Grosso c'era, il Grosso non è potuto avanzare, lo stava facendo verso il limite dell'area di porta e dunque la palla viene collocata sul dischetto per l'esecuzione del calcio di rigore, momento decisivo per la formazione italiana, momento decisivo che grava interamente sulle spalle di Francesco Totti. Francesco Totti ha la possibilità di portare gli azzurri ai quarti di finale, il tempo è scaduto, anche il terzo minuto regolamentare è scaduto. Francesco Totti ha sistemato il pallone, ma vediamo che torna sui sei passi, lo sistema nuovamente, si era spostato e dunque con estrema pignoleria Totti lo ricolloca al suo posto, si porta al limite dell'area di rigore, l'arbitro invita tutti a rimanere fuori, Totti inizia la sua rincorsa praticamente dai 16 metri, tutto è pronto, si può partire per il calcio di rigore che può significare quarti di finale. Francesco Totti contro Schwarzer, la rincorsa del romanista, il tiro, la rete, l'Italia in vantaggio su calcio di rigore di Francesco Totti, l'Italia in vantaggio, è il gol che vale il quarto di finale, incredibile, palpitante conclusione di una gara difficilissima, certo dobbiamo dirlo, l'Italia ce l'ha fatta andare ai quarti, c'è stato forse necessità anche di un pizzico di fortuna, ma immaginate l'esultanza in campo dei giocatori italiani e ovviamente lo scoramento da parte di quelli australiani. La gara finisce qui, non c'è forse neanche il tempo di rimettere il pallone al centro del campo, vediamo Buffon che va a stringere la mano al direttore di gara, Medina canta l'ego e c'è l'abbraccio collettivo sul terreno di gioco, davvero incredibile epilogo di una gara che sembrava destinata ad arrivare ai tempi supplementari, la decide su calcio di rigore Francesco Totti, sentite ovviamente anche i cori di disapprovazione da parte del pubblico australiano per questo epilogo, un epilogo ovviamente che punisce la squadra di Gus Hiddink che ha giocato una bella partita, la punisce per un calcio di rigore per fallo su Grosso da parte di Nil, evidentemente giudicato generoso dai tifosi australiani, ma questo è il calcio e dunque l'Italia, sia pure in inferiorità numerica, in 10 uomini per l'espulsione di Materazzi al sesto minuto della ripresa, riesce a prevalere di misura all'ultimo istante sul calcio di rigore di Francesco Totti. Dunque l'Italia va ai quarti, Italia batte Australia 1-0 e davvero gli azzurri ormai ci stanno abituando a soffrire fino all'ultimo e a vivere grandi, grandissime emozioni solo nel finale. Stato d'animo straordinario degli azzurri dopo questo epilogo sorprendente ed inaspettato. Italia batte Australia 1-0, Italia nei quarti di finale. Davvero incontenibile la gioia dei giocatori italiani, vediamo tutta la panchina in piedi, sta abbracciando Francesco Totti ma anche Lippi, dobbiamo dire, si è finalmente, come dire, tolto di dosso questo suo arcigno modo di affrontare le situazioni e le cose e sta esplodendo nel suo più spontaneo abbraccio. Davvero è stato un epilogo incredibile perché la squadra in sofferenza nei confronti dell'Australia non ha giocato una bella partita l'Italia, diciamocelo, ha avuto le occasioni giuste ma l'Australia credo che abbia davvero ben impressionato e aveva imbrigliato bene la formazione italiana che tra l'altro appariva stanchissima negli ultimi minuti, dunque andare ai tempi supplementari avrebbe significato sicuramente correre grandissimi rischi, soprattutto in inferiorità numerica dopo l'esplosione di Materazzi al sesto minuto del secondo tempo. Quel calcio di rigore ha veramente salvato un'Italia che sembrava in grandissime difficoltà, il destino ha voluto che il calcio di rigore fosse battuto proprio da lui, da Francesco Totti, l'uomo per il quale Lippi aveva costruito questa squadra ma che purtroppo non è riuscito ad
arrivare a questo mondiale nelle condizioni ideali per poter essere Francesco Totti. Addirittura oggi era partito dalla panchina e poi il calcio di rigore praticamente a tempo scaduto nel terzo minuto di recupero e la trasformazione fredda senza cucchiaio questa volta, ma un tiro secco e potente su quale nulla ha potuto Schwarzer, che regala a Francesco Totti, che appariva anche demoralizzato per le sue condizioni atletiche non eccellenti, regala a Francesco Totti una grande soddisfazione, ma soprattutto regala all'Italia la qualificazione ai quarti di finale. Grande festa sugli spalti, ma davvero enorme il rammarico degli australiani, che avevano intravisto davvero una grande occasione per accedere addirittura ai quarti di finale dopo aver raggiunto uno storico traguardo negli ottavi. Diciamolo, l'Italia ha avuto più palle gol, non ha giocato meglio dell'Australia, che tutti davano come avversario tecnicamente superabile. L'Australia di Gus Hiddink, sorprendendo anche Lippi con un atteggiamento tattico non prevedibile e diciamo molto offensivo, ha messo in seria difficoltà, almeno sul piano del gioco, se non sul piano delle conclusioni, la squadra azzurra. Beh, un segno del destino, a questo punto davvero tutto può succedere, auguriamoci. Grazie. Che gli azzurri possano andare ancora avanti. Mai avremmo potuto immaginare un finale simile, grazie a Riccardo Cucchi.